Il castello di Down è uno dei castelli trecenteschi meglio conservati di tutta la Scozia, non essendo praticamente mai stato rimaneggiato dall'epoca della sua costruzione voluta da Robert Stuart, duca di Albany. Questo castello fu una delle residenze di caccia reali più apprezzate, ma anche un luogo di grande importanza strategica in quanto permetteva di controllare la strada tra le Lowlands e le Highlands. Il lato nord del castello ingloba la torre d'accesso, l'ingresso principale e gli appartamenti domestici principali, sviluppati nella tipica forma ad L delle Tower House scozzesi. La torre d'ingresso è posizionata sull'angolo nord-est del castello e l'accesso è costituito da un arco al termine di un passaggio lungo 14 metri sotto alla torre. Situato al primo piano, sopra il passaggio d'ingresso, la sala del Lord è raggiungibile dal cortile attraverso una scala di pietra. La sala è stata restaurata nel 1883 e le sue pareti sono rivestite da pannelli in legno. Dalla sala del Lord, scalinate passaggi portano ad altre parti del castello. Nella sala sovrastante, quella del Lord, pochi resti danno ancora il senso di grandezza che un tempo trasmetteva questa sala. Ancora oggi però si può apprezzare il notevole cammino largo oltre 2,6 metri. Nicchie nelle pareti lasciano intendere che la parte centrale della sala fungesse anche da cappella.